Secondo un lungimirante rapporto del 1987, il rapporto Brundtland, anche definito Our Common Future, lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che incontra i bisogni attuali senza pregiudicare l'abilità delle generazioni future nel rispondere ai loro. Gli obiettivi dell'Agenda 2030 sono 17, riguardano tutti lo sviluppo sostenibile. Sono stati suddivisi in ben 5 macro aree. La macro area persone riguarda la promozione di una dimensione sociale che garantisca una vita dignitosa a tutta la popolazione, affinché tutti gli esseri umani possano realizzare il proprio potenziale in un ambiente sano. Non dimentichiamo i problemi, ad esempio, dell'istruzione e della fame in certe aree del mondo e lo sfruttamento minorile. Lo sviluppo sostenibile si declina secondo tre dimensioni parimenti rilevanti: società, economia e ambiente. La macroarea pianeta riguarda la necessità di garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali, contrastando la perdita di biodiversità e tutelando i beni ambientali e culturali. Esempi in tal senso: le microplastiche e le attività di raccolta differenziata e di smaltimento ecologico. Per la macroarea prosperità, si tratta di garantire la prosperità del paese, ovvero di porre le basi per la creazione di un nuovo modello economico circolare che garantisca il pieno sviluppo del potenziale umano e un più efficiente e responsabile uso delle risorse. Macroarea pace. Le principali sfide da affrontare riflettono cambiamenti e questioni globali, in particolare rispetto alla realizzazione di politiche finalizzate all'inclusione dei migranti richiedenti asilo, che promuovano il rispetto della diversità e la lotta alle discriminazioni. A ciò si accompagna la realizzazione di misure per il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, corruzione e violenza in tutte le sue forme. Macroarea partnership fa riferimento alla declinazione della strategia, delle aree di intervento e degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo, quale settore prioritario di applicazione della dimensione esterna dell'Agenda 2030, così come delineata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e rappresentata nell'ambito del percorso di costruzione della Strategia Nazionale dello Sviluppo Sostenibile. L'economia circolare caratterizza un sistema economico in grado di rigenerarsi da solo e quindi contrapposto al modello di economia lineare. Nell'economia circolare il valore di prodotti e materiali viene mantenuto il più a lungo possibile e quando il prodotto raggiunge la fine della sua vita viene utilizzato come materia seconda per creare ulteriore valore. A marzo del 2020 è stato presentato il nuovo piano di azione per l'economia circolare e contemporaneamente è stata pubblicata la nuova strategia industriale europea. Due strumenti diversi, ma legati da un filo robusto, con l'obiettivo comune di indirizzare lo sviluppo verso quattro priorità: rendere il nostro continente carbon neutral, passare da un'economia lineare a un'economia circolare, sostenere la competitività industriale, sviluppare le infrastrutture digitali.